hanno detto di vivere con Jack ogni giorno come se fosse l'ultimo, me l'hanno detto a Buzzi di Milano l'anno scorso a febbraio. Giacomo, ma tutti lo chiamano Jack, ha 3 anni e vive a Cernusco sul Naviglio, a pochi chilometri da Milano. Al momento della nascita, per un problema legato al parto, per 15 minuti il suo cervello non ha ricevuto ossigeno. Non parla, non può correre, ma neppure camminare. Ha difficoltà respiratorie, non tiene la testa dritta. Per i genitori, Paolo e Maria, la speranza per tentare di migliorare la vita del piccolo si ripone nelle infusioni di cellule staminali, con il metodo Stamina. Metodo al centro di non poche polemiche, che ha visto diversi ricorsi al tribunale da parte di molte famiglie. Alcuni vinti, altri no. Ma nel caso di Jack, il tribunale di Milano ha rigettato il ricorso. Adesso però siamo già pronti a fare un altro ricorso, perché abbiamo 15 giorni di tempo. E per il sostegno economico ci sono gli amici che hanno fondato un'associazione, Gli Occhi della Speranza. Vorrei che veramente il giudice facesse una giornata con noi, una sola, per capire. Poi voglio vedere se dice no a cuor leggero, senza neanche guardarci in faccia.